Come dicevamo, allora vogliamo in qualche modo cercare di legare quelle che sono le resistenze in modo turbolento alle grandezze medie della corrente. Abbiamo visto una possibile strada, che è quella di introdurre un modello di turbolenza, ma ci siamo resi conto che è alquanto complessa. E d'altro canto, in tutto sommato, il nostro obiettivo fondamentale è quello di legare quelle che sono le grandezze medie della corrente a quelle che sono le resistenze al moto. Quindi una procedura che è possibile eseguire è una procedura, diciamo, un po' più globale. Partiamo da questa considerazione. Con riferimento sempre a un condotto di sezione circolare, proviamo innanzitutto a elencare quelle che sono le grandezze che secondo noi dovrebbero avere un'influenza su quello che è lo sforzo di parete, quindi su quella che è la resistenza al moto. Scrivo lo sforzo di parete tau 0 perché ovviamente ci ricordiamo che chiaramente questo sforzo di parete è ovviamente immediatamente legato alla cadente dalla relazione tau 0 alla gamma di quarti per g, no, gamma, una metà del raggio. Bene, ovviamente questo sforzo di parete innanzitutto immaginiamo che debba dipendere da quelle che sono le caratteristiche del fluido, perché è chiaro che se nella stessa condotta defluisce aria oppure acqua oppure olio oppure benzina, ci aspettiamo che le resistenze al moto siano diverse. Allora, innanzitutto questo sforzo di parete, questa resistenza al moto, deve dipendere ovviamente da due grandezze fondamentali, che sono la densità e la viscosità del nostro fluido. O, per inciso, qua implicitamente facciamo riferimento a fluidi che siano sostanzialmente incomprimibili, quindi a liquidi, o in ogni caso riteniamo che le caratteristiche di comprimibilità non vadano in maniera significativa a influenzare la resistenza, ok? Quindi diciamo che di quale fluido stiamo parlando? Beh, lo diciamo indicando la densità e la viscosità. Poi abbiamo visto che la velocità, il diametro della nostra condotta sono ovviamente dei fattori che influenzano la resistenza, se non altro perché influenzano il numero di Reynolds, no? Poi ci rendiamo conto che ovviamente una resistenza d'attrito, magari una resistenza d'attrito è più grande a velocità più grandi che a velocità più piccole, quindi è implicito che in qualche modo tau 0 debba dipendere dalla velocità media di portata e dal diametro della condotta. Ancora, un'altra grandezza che sicuramente va a influenzare il nostro sistema, che sicuramente va a influenzare la nostra resistenza, è la tipologia di materiale che costituisce la nostra condotta. Perché? Perché è abbastanza comprensibile che se la nostra corrente defluisce in una condotta molto liscia oppure defluisce in una condotta più scabra, no? Con una superficie più rugosa, via via più rugose, beh, è chiaro che l'esistenza di questa superficie via via più rugosa in qualche modo deve influenzare l'esistenza al moto. Definiamo pertanto una grandezza epsilon, che sarà una grandezza che ha dimensioni lineari, questa è una lunghezza, no? Che però la rappresenta una dimensione caratteristica della scabrezza di parete. È chiaro che lo sforzo di parete deve dipendere anche da questa epsilon. Fate attenzione, perché in questo momento questa definizione della epsilon non è una definizione operativa, ok? Io ancora non ho detto come si fa a determinarla, io ho detto solo che quella rappresenta in qualche modo la scabrezza di parete. Però tenete conto che se io per esempio prendo
la parete di una tubazione commerciale e la vado a vedere dal microscopio elettronico, ebbene, probabilmente vedo qualcosa di questo tipo, no? Vedo una serie di asperità che hanno dimensioni variabili, caratteristiche variabili e quant'altro. Allora, che vuol dire una dimensione lineare caratteristica alla scabezza di pareti? Ovviamente la definizione che ho dato non è operativa, però diciamo per ora ce la teniamo buona, poi dopo la cercheremo di caratterizzare. Bene, queste quindi sono le grandezze dimensionali dalle quali deve dipendere il nostro sforzo di parete. Ricordiamoci innanzitutto che queste grandezze devono essere espresse in unità di misura omogenee, no? Usando lo stesso sistema di riferimento. È chiaro pertanto che proprio l'uso di unità di misura omogenee nello stesso sistema di riferimento fa sì che fra queste grandezze debbano esistere tre relazioni fondamentali. Perché dico tre? Perché sappiamo che in un problema meccanico, no, in un problema che implica moto e cause del moto, cioè le forze, ovviamente esistono tre grandezze fondamentali, tre unità di misura fondamentali a caratterizzare la nostra cosa: l'unità di misura della lunghezza, l'unità di misura del tempo, l'unità di misura della massa, almeno nel sistema internazionale. Poi ovviamente queste possono essere cambiate, possiamo usare la forza invece della massa, come volete, no? Però, diciamo, ci sono tre unità di misura fondamentali che vanno a comandare il nostro sistema di misura. Pertanto, fra queste sei grandezze, tau 0 e le altre 5, esistono tre relazioni di omogeneità dimensionale, come si dice. Questa cosa fa sì che in realtà il problema possa essere ridotto, la complessità del problema possa essere ridotta a legami non fra grandezze dimensionali, ma fra grandezze adimensionali, cioè fra numeri senza dimensione. In questa maniera, invece di avere sei variabili del problema, avremo ovviamente 6-3 variabili del problema, ma variabili che debbono essere adimensionali. Ora, una prima grandezza che introduciamo per rendere adimensionale il problema, è quella che va sotto il nome di indice di resistenza. E indicheremo con lambda. Questo indice di resistenza rappresenta una sorta di adimensionalizzazione della tau, ovvero della J, anche se la J è già dimensionata, e si definisce come (2gdj) fratto più al quadrato. Pertanto al posto di tau 0 considereremo questo indice di resistenza lambda. Ora, fra le altre 5 grandezze debbono esistere delle relazioni di analisi dimensionale, le nostre tre relazioni di analisi dimensionale, che fanno sì che da 5 grandezze dobbiamo tirar fuori due numeri adimensionali. Ovviamente un numero adimensionale che contiene 4 di quelle grandezze lo conosciamo già, ed è il numero di Reynolds. Pertanto potremmo cercare una relazione funzionale del tipo lambda uguale a lambda funzione del numero di Reynolds e ovviamente di un'altra grandezza che deve contenere le variabili che non stanno dentro il numero di Reynolds. Ora, l'unica variabile che non c'è nel numero di Reynolds è la scabezza,
che è una lunghezza. Pertanto, per la dimensionalizzare una lunghezza, la dividiamo per un'altra lunghezza. E introduciamo pertanto la quantità epsilon su d, che chiamiamo scabrezza relativa. Questa scabrezza relativa è ovviamente la scabrezza relativa a che cosa? Al diametro della mia condotta. Ok? È il rapporto tra la scabrezza e il diametro della mia condotta. Andiamo pertanto in qualche modo a ridurre la complessità del nostro problema. Andiamo a ridurre la complessità del nostro problema in questa maniera. Andiamo a scoprire che l'indice di resistenza lambda può essere in generale una funzione del numero di Reynolds e di epsilon su d. Attenzione, quando dico può essere, non è che deve essere necessariamente una funzione di tutte e due, però può essere al massimo espressa come una funzione di questo tipo. Fate attenzione che questo non risolve il problema di stabili di legame funzionale. Cioè io qua so solo che l'indice di resistenza è una funzione del numero di Reynolds e di epsilon su d, però non so che funzione è. Ok? Vedo semplicemente stabilito questa cosa. Se io sono in grado di stabilire, se io fossi in grado di stabilire lambda in funzione del numero di Reynolds e di epsilon su d, potrei poi ovviamente determinare la j e quindi avendo una formula generica per l'utilizzo per il calcolo della j, perché ovviamente invertendo questa io posso scrivere che j è uguale a lambda su d uguale su 2g, relazione che va sotto il nome di formula di Dazi-Weisbach. Questa formula di Dazi-Weisbach è del tutto generale, nel senso che questa formula non contiene in sé il fatto che il moto è laminario e turbolento. Ok? Quindi, in generale, questa formula vale qualunque sia il nostro regime di moto, laminare o turbolento che sia. Ovviamente, per poter essere utilizzata dal punto di vista operativo, occorre stabilire quello che è il legame funzionale lambda come funzione del numero di Reynolds e di epsilon su d. Ci siamo? Il problema è che leggo questa formula, io non so come è fatta questa funzione. Ok? Ma in generale questa, almeno in questo momento, ma in generale questa formula, ecco, diciamo così, mi consente di fare qualsiasi cosa. Oh. Questa formula, e questo legame funzionale, è immediatamente determinabile in modo laminare. Questa cosa è immediatamente determinabile in modo laminare. Perché? Perché in modo laminare noi abbiamo costruito quella che è la formula di Poiseuille. Ci siamo? La formula di Poiseuille che ci dà il legame, fra la J e la portata, ovvero fra la J e la velocità. In particolare, se vado a scrivere la formula di Poiseuille direttamente per la velocità, basta, noi l'abbiamo scritto in funzione della portata, ma basta dire per la sezione per ricavare quella per la velocità. Ovviamente io ricavo, ovviamente io scrivo che la velocità è uguale a un 32esimo gamma J su D. Gamma J su mu per D al quadrato.
che ovviamente invertita mi consente di scrivere la J, e quindi immediatamente scrivo che J è uguale a 32 per mu su gamma, per V su di alfa. Ok? Quindi direttamente da questa sono andato a identificare la geoide. Questa vale in regime laminare. Ora consideriamo la formula di Nazi-Weisbach che ho scritto sopra, che è ovviamente J uguale a lambda su D B quadro su 2G, e andiamo a identificarla con questa formula che vale solo in modo laminare. Perché lo faccio? Perché voglio capire quanto deve valere questa lambda in modo laminare, perché in modo laminare appunto la relazione per la J ce l'ho, quindi voglio capire in modo laminare questa lambda come si esprime. Scrivo 32 mu diviso, scriviamo rho per g, al posto di gamma, v per di alfa diviso d al quadrato. Allora, questa relazione ovviamente ci consente di determinare lambda, perché viene fuori che lambda è uguale a 32 mu su ovviamente la g, questo discorso si può semplificare, 32 per 2, quindi 2 per 32 mu diviso rho, vado a dividere la velocità, quindi vado a dividere il diametro, per cui mi trovo, ok, che vuol dire 64 che moltiplica mu diviso rho vd, cioè 64 diviso il numero di Reynolds. Che cosa ho ricavato? Ho ricavato pertanto che in moto laminare l'indice di resistenza lambda è pari a 64 diviso il numero di Reynolds. Quindi ragazzi, come vedete, questa relazione che ho ricavato, che deriva da quell'analisi teorica che abbiamo visto l'altra volta, mi permette di esprimere in modo laminare l'indice di resistenza. Questa relazione è coerente con il legame funzionale generale che abbiamo trovato, perché ovviamente vi dice che in moto laminare lambda dipende da che cosa? Dipende dal numero di Reynolds, dipende solo dal numero di Reynolds. Mi abbiamo detto, quella relazione vi dice lambda può dipendere ovviamente dal numero di Reynolds e da epsilon su d. Nel caso particolare in moto laminare lambda dipende solo dal numero di Reynolds. La differenza tra questa e questa è che io qua ce l'ho, ho anche esplicitato quello che è il legame funzionale. Quindi so che in regime laminare lambda è una funzione del solo numero di Reynolds e si esprime con 64 diviso il numero di Reynolds. Ok? Bene. Ovviamente questa è semplicemente una rielaborazione di quello che già sapevo. Non aggiunge nulla di nuovo, mi permette solo di scrivere in forma diversa i risultati che già sapevo. Quello che diciamo è importante di questa struttura funzionale, di questa struttura che ho qua,
e che mi dice quali sono i parametri fondamentali che devono influenzare il mio sistema. Mi dice che il numero di regole, che l'indice di resistenza deve poter essere espresso mediante il numero di Reynolds epsilon su D. Vale a dire che se io faccio una serie di esperienze, una serie di esperimenti di laboratorio, nei quali faccio variare le grandezze in maniera tale da far variare il numero di Reynolds e di epsilon su D, posso in qualche modo cercare di costruire questo legame funzionale. Ok? Questo è quello che sostanzialmente è stato fatto in un periodo che sono i primi 30-40 anni del secolo scorso, nell'ambito del quale sono stati condotti una serie molto grande di esperienze volte proprio a costruire questo legame funzionale. Ora, prima di arrivare al risultato finale, è interessante seguire un pochettino anche quello che è il filo storico che ha portato a questa cosa, perché ci fa comprendere molto della fisica che sta dietro questi processi. Ora, le prime esperienze volte alla determinazione dell'indice di resistenza furono quelle fatte da Paul Clausius e pubblicate nel 1913, quindi hanno fatto giusto un secolo. Ora, Blasius, facendo una serie di esperienze nelle quali su tubazioni di certe dimensioni andava a fare questo, andava sostanzialmente a far variare il delta carico, quindi la J, no? E misurava la portata. Ok? Quindi Blasius andò a plottare su un diagramma la J in funzione della portata e trovò una relazione funzionale per lambda. Blasius trovò questa relazione. Blasius trovò che lambda poteva essere scritta come un coefficiente 0,316 diviso il numero di Reynolds elevato a 0,25. Osservate la differenza rispetto all'altra relazione che ho trovato qui. Ovviamente i coefficienti che vedete qua dentro sono dei coefficienti che vengono da un best fit, no? Sono i coefficienti che permettono di costruire una funzione che rappresenta meglio le esperienze di Blasius. Ma c'è una questione interessante. C'è una questione interessante. La questione interessante è che i risultati di Blasius ci dicevano che l'indice di resistenza continuava a dipendere solamente dal numero di Reynolds. Quindi non appariva essere funzione della scabrezza. Questa cosa è strana, no? Allora, bisogna dire che pochi anni dopo, anche Prandtl e von Kármán fecero delle esperienze analoghe. E tirano fuori una relazione che è strutturalmente un po' più complicata, perché è espressa in maniera implicita. 1 su radice di lambda uguale a meno 2 logaritmo in base di c di 2,51 diviso a meno radice di lambda. Ora, a parte il fatto che questa relazione è scritta in maniera implicita, espressa in maniera implicita, no, perché lambda compare tutte e due le parti, quindi lambda va ricavato da questa relazione. E a parte i coefficienti, come vedete, sono sempre coefficienti non interi che vengono da un best fit, dati sperimentali, c'è da dire che questa relazione, uno, forniva dei risultati molto simili a quelli di Blasius, cioè se andiamo a plottare le due relazioni, le differenze sono modeste, quindi alla fine quelle due curve sono quasi la stessa cosa, anche se strutturalmente sono scritte in forma diversa. Ma il problema era questo, il problema era che
anche i risultati di Randall e von Kahneman, anche i risultati di Randall e von Kahneman ci dicevano che sostanzialmente il numero indice di resistenza dipendeva solo dal numero di Reynolds e non dalla scabrezza della linea di Reynolds. Ora, ovviamente c'era qualcosa che non andava. Quello che sostanzialmente non andava nelle esperienze che abbiamo visto qua era che nella realtà le tubazioni con le quali aveva sperimentato prima Blasius e poi Randall e von Kahneman erano tubazioni di vetro, quindi tubazioni estremamente lisce nelle quali evidentemente la scabrezza non aveva un ruolo significativo. Allora, per cercare di capire nella realtà che cosa accadesse, ci sono le esperienze condotte negli anni 30 da un altro nome importante di questa storia, che è quello di Nicuranze, che ovviamente ti fece una cosa che io ho sempre detto, solamente un tedesco poteva venire in mente, perché una cosa molto di una meticolosità, diciamo, quasi maniacale. Che cosa fece di Nicuranze? Disse: ma io sta scabrezza, ma io non lo so che è. No, perché le aspettative di pari di una tubazione sono una cosa variabile. Allora Nicuranze che prese, che fece? Dice: ma io vorrei delle tubazioni a scabrezza costante. Come si può fare una tubazione a scabrezza costante? Mi prese delle tubazioni. Purificava la curiosità storica, che erano di ottone, ma questo non è un problema fondamentale. E che cosa fece? Incollò alla parete interna di queste tubazioni una sabbia sostanzialmente monogranulare. Cioè, cosa fece? Prese la sabbia, andò a setacciare questa sabbia in maniera tale da avere dei granelli di dimensioni pressoché uniformi, e poi andò a incollare uno strato di questi granelli alla parete interna di queste tubazioni. Ovviamente la cosa detta così sembra complicatissima, ma poi dal punto di vista pratico è abbastanza semplice, perché basta andare per centrifugazione. Sostanzialmente cosa dice? Prese tubazioni, sistemò del collante all'interno delle tubazioni e poi per centrifugazione andò a far incollare questa sabbia alle pareti della tubazione. Ok, basta riempire la tubazione di sabbia, metterla in rotazione, poi sfilarla. Ovviamente troviamo questo strato di granelli omogeneo, di diametro di piccolo, che va a rappresentare le asperità della mia parete. No? In questa maniera però Nicuranze aveva risolto il problema della scabrezza, perché ovviamente la dimensione caratteristica di una asperità è dimensi, no, è la metà del diametro in questa cosa. Quindi lui disse: per me epsilon è questo. Ora, una volta che so misurare epsilon, posso anche cercare quello che è il legame funzionale fra epsilon e lambda. Bene, le prove di Nicuranze diedero un risultato sorprendente, anche questo, che può essere espresso sempre con una struttura che è simile a quella di Randall e von Kahneman. Ok,
Ora al solito i coefficienti, vedete, sono non interi perché sono sempre un best fit da sperimentali. La questione interessante è che adesso dai dati di Nicolazze usciva fuori una cosa assolutamente incompatibile con quelle che abbiamo visto prima. Perché Nicolazze provava che in realtà accadeva che l'indice di resistenza dipendeva solo dalla scabrezza relativa. Tra l'altro questa scabrezza relativa che lui era riuscito in qualche modo a rendere una grandezza fisica perché ne aveva dato una definizione operativa. No? Fui nelle prove di Kurz, lambda dipendeva solo dalla scabrezza relativa, mentre nelle prove di Brand e von Karman e prima di Blasius, lambda dipendeva solo dal numero di Lenz. Chi stava sbagliando? Nessuno di lui, in realtà stavano guardando semplicemente cose diverse, perché come ho detto Blasius, Brand, von Karman avevano condotto le esperienze su tubazioni di vetro, tra l'altro in genere di diametro piccolo, quindi avevano lavorato a numeri di Reynolds che sia pur da numero da moto turbolento erano bassi, mentre in realtà Nicolazze per lavorare su queste tubazioni nelle quali incollava la sabbia aveva necessità di lavorare su tubazioni abbastanza grandi, quindi alla fine a numeri di Reynolds abbastanza grandi. Quindi alla fine le esperienze di Brand e von Karman e di Nicolazze ci dicono che a numeri di Reynolds un po' più bassi vale una relazione di questo tipo, mentre a numeri di Reynolds più alti vale una relazione di questo tipo, quella tipo di Nicolazze. Come si fa però a stabilire quale delle due vale? Anzi, quindi come facciamo a costruire il nostro legame funzionale per la lambda? Bene, la risposta è venuta fuori da un colpo di fortuna, quasi, ed è venuta fuori da un'intuizione che fa capo a altri due ricercatori, Hollebrock e White, che nel 1936 fecero un'operazione che dal punto di vista matematico è un orrore. Sapete cosa scrissero? Scrissero questa relazione: 1 su radice di lambda è uguale a meno 2 logaritmo in base 10 di 2,51 fratto Reynolds radice di lambda più epsilon diviso 3,71. Ovviamente questo è un obbrobrio dal punto di vista matematico, perché il logaritmo della somma non è la somma di logaritmi e viceversa, qui non significa niente dal punto di vista matematico. Però dal punto di vista della descrizione fisica delle cose ha un grosso significato, perché in realtà quando i numeri di Reynolds sono alti, ovviamente questo numero diventa un numero piccolo e pertanto questa relazione tende a diventare quella di Nicolazze. Quando i numeri di Reynolds sono abbastanza piccoli, questo numero è significativo rispetto a questo che è costante, e quindi la relazione è ben approssima a quella di Brand e von Karman. Il colpo di fortuna è che in realtà anche negli stadi intermedi, anche nelle regioni intermedie fra quelle nelle quali valivano gli studi Brand e von Karman e quelle nei quali valivano gli studi di Nicolazze, questa formula funziona. E questo non ha alcuna giustificazione fisica seria, diciamo così. È una formula interpolante che funziona bene. Questa formula, che va sotto il nome di formula di Hollebrock e White, ci consente pertanto di stabilire per qualsiasi moto turbolento
per qualsiasi moto turbolento, il nostro indice di resistenza, e pertanto ci permette operativamente, in un moto turbolento, di utilizzare la formula di Darcy-Weisbach, che già poteva essere utilizzata in regime laminare mettendo 64 sul numero di potenza. Quindi dal punto di vista operativo questa relazione va un po' a chiudere il cerchio, va a consentirci di utilizzare la formula di Darcy-Weisbach e quindi di calcolare la cadente sia in moto laminare sia in moto turbolento. Ora, accanto a questo, questa espressione, anzi il legame funzionale fra lambda, il numero di Reynolds e di epsilon su D, ci consente di interpretare anche tutta una serie di altre caratteristiche di quello che è il moto turbolento. E questo è quello che faremo la prossima volta, andando a rappresentare anche graficamente questo legame funzionale attraverso un diagramma che va sotto il nome di Abaco di Moody, che ci permetterà anche di capire qualcosina in più su quelle che sono le caratteristiche della turbolenza, del modo turbolento in un contesto di sezione circolare. Bene, io oggi mi fermo qui.